Ormai sono anni che facciamo video. Il nostro target di riferimento sono gli uomini, essendo noi uomini. Ma capitano spesso anche le donne tra i nostri studenti, ma la percentuale rimane schiacciante. Un 80% dei nostri studenti sono uomini, un 20% sono donne. Capita spessissimo che sotto alcuni nostri video qualcuno scriva frasi tipo ma non è giusto, noi uomini dobbiamo migliorarci, le ragazze cosa fanno? Ma io mi miglioro solo se la ragazza fa qualcosa. Queste frasi sono legittime, più che legittime, le donne cosa fanno? Una grande percentuale di donne, quasi tutte, non fa niente. Si trucca e si veste bene. A conti fatti è di bell'aspetto. Fine. Un uomo deve migliorare la parlantina, migliorare in chat, superare la timidezza, saper incuriosire, saper creare attrazione, vestirsi decentemente, avere un look presentabile. Io sono fautore di un principio. Io mi miglioro senza guardare l'orto che ho a fianco. Poi a conti fatti, una volta apprese delle abilità, io posso pretendere. So farmi inseguire e quindi ho potere di scelta. A conti fatti ribalto i ruoli. Ho un valore nel mercato. I social e tutta l'attenzione mediatica attorno a questo stile di vita e follower ha creato vere e proprie belle statuine. Ragazze che non sono in grado di dire ad un uomo. Ragazze che non si migliorano. Perché a conti fatti di blatte che le sbavano dietro, ne avranno sempre, 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 sempre. Quindi si adagiano a questa situazione, consce del fatto che non è necessario migliorare. Apprendere delle abilità, in questo mondo, non deve essere una gara a chi fa di più, ma aumentare le proprie possibilità di successo. Quando davanti finalmente troverai la ragazza che fa per te. Una ragazza intraprendente che ha voglia di investire sulla tua persona. Rimanere fermi perché le donne non fanno niente, e quindi neanche io devo fare niente, è controproducente, è fare i capricci. Sarà sempre così. Ci saranno sempre molte più donne che piuttosto che migliorarsi in questo ambito, piuttosto che scrivere per prime, piuttosto che attaccare bottone con un ragazzo, si legano alla sedia. Ma a noi non deve interessare. Una volta svanita la parte estetica, lì sono cazzi. Tu avrai le abilità che hai imparato migliorandoti. Lei diventerà una di quegli uomini che oggi snobbano. Poca scelta e zero abilità.